diciamo Giuseppe Dal Molin. Sono un ragazzo di 14 anni. Vivo con mamma, papà, nonna e fratellino Gigino in un paesino della Bassa Veronese, Colognola e Colli. Mi chiamano Beppi e me ne vanto. Non mi piace tanto i boriosi. Non mi piacciono neanche le persone che ciaccolano troppo e poi non combinano niente. Arzan The Art Gallery, una galleria d'arte sull'Argine, a cielo aperto. È uno spettacolo che è nato durante il periodo del lockdown con le partecipanti al mio laboratorio di teatro Maturazione. È un laboratorio che vede la partecipazione di 7, 8, 9 signore, è tutta al femminile la partecipazione, e quindi durante il lockdown, non potendo più vederci per fare il nostro classico laboratorio, abbiamo iniziato a lavorare su dei quadri. E quindi loro hanno iniziato scegliendo alcuni dei dipinti che io ho proposto loro, e da lì abbiamo iniziato un lavoro dedicato alla costruzione del personaggio. Quindi devo mettermi al lavoro, però voi tutti ricordate, quando andrete a Napoli, di far visita al chiostro del monastero di Santa Chiara per ammirare le reggiole dipinte da Cosima Vassalli, l'unica artigiana della città di Napoli. Io sono quello che sono e non vorrei ringiovanire. La mia infanzia è stata solitaria, il mio aspetto generava pietà e compassione, oppure ribrezzo. Sette postazioni, come in un museo a cielo aperto, in queste sette postazioni ciascuna di loro interpreta un personaggio nato dal quadro che sta di fronte a lei. E quindi il pubblico che visita questo museo a cielo aperto può incontrare sette personaggi usciti, nati da un quadro, però creati di sana pianta dalla fantasia delle mie corsiste. E quindi noi, pensando di fare un evento all'aperto, itinerante per non avere assembramenti di pubblico, abbiamo pensato che fosse perfetto proseguire con il nostro lavoro. Oh, che bello il mondo di là, meraviglioso. E quelle prugne come erano belle, grosse, piene di sole. Una meraviglia, le fissavo come se le avessi viste per la prima volta. Tutte le associazioni, evento più unico che raro nella storia di Sustinente, si sono messe insieme per allietare queste serate, ognuno con le proprie competenze. Quest'anno, ahimè, mancherà il classico stand gastronomico, un po' per le difficoltà Covid, ma soprattutto perché abbiamo pensato che i nostri ristoratori locali avessero già perso a sufficienza, quindi abbiamo fatto in modo di collaborare con loro, e ogni ristoratore si è messo a disposizione con un menù dedicato per fare in modo che i nostri ospiti abbiano anche la possibilità di mangiare. Quindi posso dirlo, alla faccia del Covid, Sustinente c'è, sere d'estate. La libertà non è star sopra un albero e nemmeno uno spazio libero, e la libertà non è il volo di un moscone, la libertà è partecipazione. Ricordo che non avevo neanche una moneta per pagare il biglietto, però io salì lo stesso e nessuno mi disse nulla, addirittura feci due giri perché presi anche la coda. Oh, come mi sono divertita! E poi, tutta soddisfatta, salutai il mio bel cavallino bianco con un tenero abbraccio e ricordo che all'orecchio gli sussurrai: ci vediamo domani! Personalmente sono molto contenta perché ho visto che nel lavoro che hanno fatto le mie attrici, le mie corsiste, si è sviluppato un forte senso di gruppo tra di loro, e l'interesse per l'arte e il teatro è sempre altissimo, e quindi io sono molto contenta e spero che il gruppo possa anche allargarsi, che magari dall'anno prossimo possano arrivare dei nuovi inserti nel gruppo e partecipare ai laboratori di teatro. Pensate che
si possa andare oltre gli schemi mentali che ci siamo creati con le nostre mani? Credete che si possa fare uno sforzo per aprire le nostre gabbie mentali?